Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Planetology Report. Parleremo di inquinamento. Parleremo di un inquinamento gravissimo che non lo troviamo solamente nella Terra dei Fuochi, ma anche in altre parti d'Italia, ad esempio in Veneto. Ci sono moltissime falde acquifere gravemente inquinate. Ci fa il punto il noto ambientalista, ex europarlamentare Andrea Zanoni. Il sottoscritto lo ha intervistato in occasione di un convegno che si è tenuto in provincia di Treviso. Onorevole Andrea Zanoni, si parla di un grande inquinamento anche in Veneto, non solamente nella Terra dei Fuochi. Ecco, si è parlato di FASD, di mercurio e non solo. Cosa ci può dire a tale proposito? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che purtroppo in Regione Veneto abbiamo questo grande inquinamento da FAS, sostanze perfluoroalchiliche, che è stato scoperto grazie a una indagine voluta dall'Unione Europea per capire quali tipi di inquinanti minacciassero le nostre falde acquifere. E quindi ci fu nel 2013 l'incarico che il Ministero dell'Ambiente diede all'IRSA, del CNR, l'IRSA fece delle ricerche e scoprì che in Veneto, nel Vicentino in particolare, c'era una fonte primaria di inquinamento di queste sostanze. Dopodiché ARPAV, sempre nel 2013, fece delle ulteriori indagini e scoprì che la fonte primaria di inquinamento era presso Trissino, nell'azienda Miteni, che produceva appunto dei materiali dove veniva utilizzato nel processo produttivo queste sostanze perfluoroalchiliche. Quello è un caso eclatante perché c'è un inquinamento che ha interessato una settantina di comuni e quindi un rilievo di un inquinamento di una sostanza nociva per la salute che è stato individuato dopo anni che continuava a inquinare, quindi con grave ritardo. E adesso il problema molto importante è che ci sono sulle 150.000 persone che hanno i FAS nel sangue e per i casi più importanti, con la maggiore concentrazione dei FAS nel sangue, si parla addirittura di plasmaferesi, cioè il lavaggio del sangue, quindi un'attività anche molto invasiva e quindi grosse preoccupazioni per cittadini che risiedono attualmente in ben tre province, perché dalla provincia di Vicenza questo plume inquinante è arrivato fino in provincia di Padova e per buona parte, per diversi comuni anche della provincia di Verona. Nel Trevigiano invece abbiamo quattro comuni, quasi cinque, interessati dal mercurio. Anche qui abbiamo una fonte primaria, un plume, una direzione dell'inquinamento, ma a differenza di quello che è accaduto in provincia di Vicenza, qui non si è ancora individuata la fonte primaria dell'inquinamento, le cause di questo inquinamento e quindi anche i responsabili. Quindi, facendo un parallelo con i FAS, di là abbiamo individuato i responsabili, la causa e il punto da dove sono arrivati questi FAS. Qui invece abbiamo ancora questo grande punto interrogativo. Quindi la Regione dovrebbe impegnarsi maggiormente per diciamo, stanziare anche dei fondi per fare uno studio idrogeologico e individuare finalmente da dove arriva questo mercurio. E finora tra il pubblico e il privato sono state spese circa 3 milioni di euro, uno studio idrogeologico costa sui 200-300 mila euro, quindi sarebbe non un costo, ma sarebbe un investimento per evitare di spendere ancora soldi per portare l'acqua sana tramite acquedotto alle famiglie che hanno i pozzi inquinati e per poter fare pozzi della rete acquedottistica dove non c'è questo inquinamento. Insomma, quindi è un dovere da parte delle istituzioni investire questi soldi per individuare questa fonte primaria, perché fino a quando non si individua qual è la fonte, non possiamo neanche pensare alla messa in sicurezza, che è la prima cosa, e poi anche alla bonifica se si tratta appunto di rifiuti che hanno causato questo inquinamento. Ecco, siccome questa nostra trasmissione, questo settimanale, viene vista anche in centro Italia, ecco, potremmo quindi paragonare un po' questa regione del nord-est, un po' come la terra di fuochi giù in Campania? Diciamo che tra questi inquinamenti citati, tra altri inquinamenti oggetto appunto di preoccupazione di contaminazione delle falde acquifere in Veneto, tra il fatto che
spesso quando si fanno dei lavori in cantieri su opere magari fatte 10-20 anni fa si scoprono interrati di rifiuti. È capitato recentemente per l'esecuzione di una pista ciclabile nel comune di Treviso, si è andati a scavare nei pressi di un viadotto e si è trovato sotto l'asfalto una serie di rifiuti speciali interrati circa 15-20 anni fa illegalmente, perché dovevano essere invece materiali inerti, un sottofondo tra l'altro pagato dai cittadini perché c'era un appalto, un computo medico, un acquisto di materiali, invece hanno nascosto i rifiuti, quindi abbiamo addirittura noi come cittadini pagato dei rifiuti. Questo è capitato non solo a Treviso, ma è capitato anche nella terza corsia dell'autostrada A4, è capitato nel parcheggio P5 dell'aeroporto di Tessera, è capitato nella Val d'Astico Sud, è capitato in molti altri posti. Quindi parlare di terra di fuochi mi pare esagerato. Diciamo che anche qui nel Veneto, purtroppo, vuoi per la mancanza di controlli, vuoi perché qualcuno ha lucrato sull'ambiente, ma ci troviamo un'eredità del passato che è veramente molto preoccupante. Qui non abbiamo attività o discariche illegali come al sud, però abbiamo delle attività lecite, abbiamo attività che sono coperte da autorizzazioni, però dopo i controlli mancano e quindi chi ha queste autorizzazioni le utilizza in maniera fraudolenta, arrivando addirittura a occultare sotto l'asfalto dei rifiuti che poi possono generare grossi problemi, perché col percolamento dell'acqua piovana possono portare le sostanze inquinanti nelle falde acquifere e creare grossi problemi di inquinamento dell'acqua di falda che è unica poi alla fin fine, quindi con problemi anche per i consorzi acquedottistici, i cittadini che hanno il pozzo privato e così via. Verso la conclusione, secondo lei si può anche accennare l'ipotesi che ci sia la presenza di Cosa Nostra qui al nord-est? Ecco, questo non lo dico io, ma lo dice la Commissione bicamerale sulle ecomafie, che le infiltrazioni mafiose in Veneto ci sono e hanno lucrato sui rifiuti. Quindi questo è purtroppo un dato di fatto che viene evidenziato da questa Commissione bicamerale che ha sviscerato questo problema e ha portato alla luce queste attività illecite che hanno purtroppo interessato anche il Veneto. Ecco, ultimissima domanda, le altre regioni d'Italia secondo lei possono avere di questi problemi oppure magari questi problemi sono concentrati solo su alcune regioni? Allora sicuramente, bene o male, tutti hanno dei piccoli scheletri nell'armadio. Noi ne abbiamo sicuramente molti di più perché dipende molto dalla popolazione di ogni regione, dipende molto anche dalle attività che ci sono in ogni regione. La nostra è una regione molto, è stata anche la locomotiva d'Italia, ci sono state tantissime imprese, purtroppo più di qualcuna abbiamo visto ha smaltito i rifiuti in maniera illecita, quindi è evidente che laddove ci sono più attività, più industrie, è evidente che ci sono più rifiuti e naturalmente questi rifiuti poi non sempre vengono smaltiti tutti a norma di legge, ci sono molti che lo fanno fortunatamente, però ci sono casi in cui si scopre dopo anni che questi rifiuti sono stati messi sotto l'asfalto delle strade. Un suo sito internet per maggiori approfondimenti per gli ascoltatori? Sì, il mio sito internet è www.andreazanoni.it, dove pubblico regolarmente tutte le mie attività, le attività di richiesta dati, le interrogazioni e quant'altro, e poi tengo aggiornata anche la pagina Facebook Andrea Zanoni, che sarebbe chiocciola Andrea Zanonix con la X finale, dove quotidianamente pubblico le attività e le risposte che le autorità mi danno per quanto riguarda le diverse problematiche ambientali, le proposte e quant'altro. La ringrazio molto, sappiamo che sta facendo un lavoro davvero impegnativo, molto, molto, molto approfondito, quindi buon proseguimento Andrea Zanoni. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.